Il vero nome è Carlo Luigi Coraggio. E qua casca l'asino. Sì, l'ho cercato, però l'ho cercato prima mentre giocavo a basket. Ho iniziato cercando foto in cui giocavo. Allora, Notti Brave è il mio primo disco da solista, è un disco pieno di featuring, un disco da produttore. Ho cercato di far entrare nel mio mondo tanti generi diversi, quindi è stata un po' una sfida. After. Notti Brave After è il mio secondo disco da solista, è il sequel di Notti Brave. Pure questo è un disco da produttore, molto più evoluto rispetto a Notti Brave normale. Pure qua ci saranno diversi ospiti. Ci sarà Guè, Luchè, Ugo Borghetti. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, insomma. Vediamo. La posso. È il mio nuovo singolo con Max Gazzè. Ho scritto questo singolo il giorno dopo che è uscito Notti Brave e ho pensato subito a Max. Mi sono messo un vestito da Max Gazzè, il baffetto suo, e gli ho scritto. Lui è stato molto carino, ci siamo beccati, è venuto da me in studio, io c'ho praticamente una soffitta da dove ho cominciato, sto ancora là, è venuto a suonare pure il basso, è stata una bella esperienza. Polaroid, mio disco di esordio con Franco, beccai Franco e la Love Gang, quindi Ketama, Pretty Solero, Ugo Borghetti, Drone e Aspe 126, e cominciò questo percorso con lui. La prima canzone, Solo Guai, doveva essere un pezzo del mio primo album, Fase REM, che non ho mai fatto, non ho mai chiuso. Ho visto che funzionava la cosa con Franco, gli ho chiesto di fare tutto un disco insieme, insomma. Ti ha fatto ridere di noi, è una traccia di un nuovo album con il grande Luchè. Secondo me è uno dei pezzi più forti del disco, ha fatto uno strofone clamoroso. Spunte Blu. Il pezzo con Guè, gli chiesero faresti un featuring con Carbrave, scrisse sì, grosso stampatone, stampatello. Io scrissi subito, famolo immediatamente. Fotografia. È il singolo dello scorso CD di Notti Brave, è la canzone che mi ha fatto conoscere un po' a tutti. Ho sentito Fabri Fibra, pure lui come Guè è uno dei miei punti di riferimento. E Francesca, grande, che saluto, una voce stupenda, abbiamo lavorato in studio tutti insieme. Forse la prima vera esperienza con i Big. Chapeau, pezzo con Fra Quintale. Volevo fare un pezzo allegro, spensierato come questo, che però fosse anche radiofonico. Vero nome? Il vero nome è Carlo Luigi Coraggio. Ho scelto Carbrave prendendo spunto dal mio cugino che faceva il DJ. Si chiama Luca Ricercato. Il nome da DJ era Luca Wanted. L'ho copiato, diciamo. Quanti anni ho? Ho 29 anni, diciamo che sono uscito pure abbastanza tardi con la musica. Prima facevo il giocatore di basket, facevo totalmente altre cose, me la sono rischiata, smettendo. Poi sono ripartito a mille, secondo me pure con più consapevolezza di ciò che volevo e del successo, insomma. Quando sono nato? Il 23 settembre 89, sono Bilancia. Il 23 è sempre stato il mio numero preferito. Il numero di Michael Jordan, il numero, no? 23 buccia di culo. Il 23 è il mio, un po', il mio corno portafortuna. Quanto sono alto? Allora, sono alto 1,95 m. Qualcuno pensa che l'altezza è dovuta al basket, ma in realtà, no? In realtà è il basket è dovuto all'altezza, quindi sfatiamo questo mito, non si cresce ragazzi, no? Beh, non è così. Concerti sono una cosa molto importante per me. Io infatti faccio i live con 8 musicisti, cerco di darti un altro tipo di show rispetto al disco. Tutti i pezzi portati ai live sono riarrangiati per il live, quindi se vuoi sentirti il disco, il live come il disco, ti senti il disco. È indie, ecco qua. E qua casca l'asino, no? E qua so cazzi. Ormai la musica te la fai in cameretta tua, a casa tua, col tuo computer. Ormai quasi tutti sono indie. La mia roba è vista come indie
perché piace soprattutto a quel canale là di utenza. Però io mi vedo anche molto rap, molto cantautoriale. Sei a Lazio. Guarda, no, sono della Roma, però rispetto ai laziali. Sono fidanzato da più di un anno, diciamo, e sono felice. Allora, Simpson, sono cresciuto con i Simpson e li ho sfruttati per il mio video per fotografia. Volevo una cosa che arrivasse a più gente possibile, arrivasse a tutti, quindi mi è venuta l'idea di simpsonizzarci. È andata molto bene, perché adesso sono stati qua 50 milioni di views. Occhiali. Sono diventato un po' il mio personaggio, tra virgolette, un po' una barriera tra me e il pubblico per i concerti, un modo per concentrarmi meglio, che ancora ho, mi aiuta a chiudermi e cantare meglio. Un grande saluto, un grande bacio ai lettori di Fanpage, ci vediamo a questa intervista.